Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di The Onan Red con l'orto di ottobre. Beh, diciamo che adesso è una giornata un po' particolare. Perché particolare? Perché in questi giorni c'è stato tanto vento, tanta pioggia. Diciamo che ottobre, da 4 ottobre a oggi che è 14, sono stati 10 giorni orribili. Sia per la pioggia, adesso c'è un bel tempo eccetera, ma sono 2-3 giorni che c'è un vento di 26-27 km. E fa malissimo per le piante, soprattutto se sono giovani. Quindi ho dovuto spostare per un paio di giorni l'orto in questa stanza. E oltre ad aver spostato l'orto in questa zona, da domani ritorna alla sua posizione, all'aperto, perché ci saranno 8-9 km con temperature giuste e per una decina di giorni sole. Quindi finalmente ritorna il sole e buone giornate, insomma. Detto questo, adesso vi farò vedere un po' le cose che sto coltivando. Alcune sono estive, lo so, le sto facendo in questo periodo, anzi nemmeno estive, periodo primavera, le sto facendo adesso perché crescerà la pianta. Dopo che è cresciuta la pianta, io per febbraio marzo già pretendo i frutti, e questo è il motivo per cui sto facendo questa cosa. E sicuramente la domanda che farete per prima sarà: e scusami, come farai a dicembre, giornata che ci sarà tanto freddo e il freddo le uccide? Non vi preoccupate che per novembre prenderò un telo antigelo, antivento, che è fatto proprio apposta per queste cose. Quindi addio vento, addio gelo. Per quanto riguarda le piogge, teoricamente questo telo dovrebbe far passare pochissima acqua, quindi si annaffiano tranquillamente senza troppo, cioè assorbire troppa acqua da far male. Del resto ragazzi, vi farò vedere tutto quello che sto coltivando e cosa ho intenzione di coltivare in questo periodo. Però mi dovrebbero arrivare proprio oggi pomeriggio i semi, quindi li sto aspettando. Adesso passiamo appunto a parlare un po' in generale delle cose. Voglio parlarvi anche di due prodotti che secondo me sono veramente ottimi. Ovviamente io seguo vari youtuber famosi per appunto l'agricoltura. I prodotti che hanno consigliato sono questi due, per due cose in particolare. Le spiego anche a voi, anche così, cioè così imparate anche voi cosa serve per in generale per l'orto. Allora, anche se noi facciamo le cose in vaso, noi abbiamo bisogno dei prodotti importanti per la crescita. Ci sono due prodotti importanti. Uno è questo qui, ne parliamo subito, che è la zeolite. A cosa serve questo? Questo qui serve per proteggere le piante, dare un'immunità, ovviamente bio, quindi non è nulla di chimico, ma proviene da una roccia, la polvere di roccia, che fa bene alle piante. Gli aiuti contro gli afidi, le cocciniglie e vari funghi, tipi di funghi che vedete qui, soprattutto l'oidio, che è molto pericoloso per tante piante. Infatti questo prodotto lo useremo penso verso il periodo primavera-estate. Per ora non credo, che sono giovane le mie piante, non vedo nessun problema di malattie. Se in caso ci sono problemi, si può utilizzare questo prodotto e comunque aiuta, è tipo un vaccino per le piante, mettiamolo un po' così, visto che siamo a tema vaccino in quest'ultimo periodo. Invece questo è il concime, ragazzi, questo è molto importante. Questo qua dà dai 4-5 mesi di cibo per le piante, perché comunque, come sapete, il terreno sì, ha il cibo, ma nel momento che la radice cresce tanto, nel momento che si forma la pianta bene, dopo un po' il terreno non offre più il benessere che poteva dare all'inizio, la pianta potrebbe magari crescere meno o avere un po' di problemi. Quindi questo ci servirà in caso, proprio per questo. Si vedranno, vedrete la pianta che è un po' mosciata, magari qualche fogliolina si fa gialla o ha problemi, possiamo dedurre che magari manca il concime, visto che il concime è la cosa più importante, è ricco di azoto, ricco di potassio e va bene in generale per tutte le piante. Io ne ho preso uno più grande rispetto a questo, perché questo qui costa un pochino, sì è vero, ma nemmeno così tanto, 2 kg 10 euro, questo l'ho pagato 5 euro per dirti, però in questo periodo non c'era, i 2 kg erano finiti, ho detto vabbè, prendo questo per arrangiare, perché questo ne useremo poco rispetto a questo. Questo 2 kg è, penso che un anno, 2 anni, dipende quante piante farò in generale. Detto questo, voglio parlarvi un po' delle piante. In questo caso abbiamo parlato un po' di prodotti, anzi ho usato anche queste buste che poi vi dirò per cosa. Ovviamente qui ci sono i vari attrezzi che sto usando in generale, diciamo per le piante. In questo momento vi parlo della prima cosa che secondo me è da parlare,
sono i Ravanelli. I Ravanelli erano belli, messi molto bene, ma a causa vento, causa piogge, li ho trovati letteralmente quasi tutti abbassati, nel senso che sono stati proprio trucidati dalla pioggia e vento. Infatti ho messo dei paletti che adesso aiuteranno a reggere un po' e riprendersi. Infatti la maggior parte, vedete, il lato destro, la maggior parte già si sono ripresi, sono un pochino piegati, ma soprattutto questi qua davanti a noi sono quelli più in forma, tranne quello là che è un po' abbassato, ma poi sistemerò, ci penserò io. Come vedete sta crescendo anche la zucchina, per questo vi dico sto piantando adesso le piante, per il semplice fatto che la zucchina cresce, a tempo che cresce tutto, per febbraio, marzo pretendo, diciamo, che già ci inizia a crescere il frutto, che ci saranno le giuste temperature, perché comunque da dicembre e gennaio che sono, diciamo, i periodi neri per le piante, comunque ottobre e novembre va anche abbastanza bene. Qui vabbè, stesso discorso, ci sono i pomodori, i pomodorini, sono giovani, il tempo che crescono, comunque qui devo cambiare palette, devo mettere questi qua di 1,30 m come vedete, anche lì perché comunque i pomodori tendono a crescere circa ai 2 m, 1,50 m, dovrò cambiarlo. Qui abbiamo i piselli nani. Ho visto un video che dicevano che rispetto crescevano anche 1 metro o 2 metri. Qua invece il pacchetto dei semi che ho seminato appunto dice 40-50 centimetri. Per ora lascio questi, c'è tempo, se in caso c'è bisogno da cambiare paletti li cambierò senza problemi. Come vedete reggono le piante, i piselli tendono a arrampicarsi praticamente ovunque, quindi si attaccano anche tra di loro e crescono insieme e si fanno forza anche tra di loro. Infatti i paletti che ho messo bastano e si stanno infatti aiutando tutte le piante senza problemi. Quindi abbiamo parlato un po' di quelle piante lì, volevo parlarvi di una cosa che ancora non è cresciuta, che si trovano qui. Queste ci metteranno circa dai 3 ai 7 giorni, quindi ve lo dico subito, ho piantato anche le fragole, 4 vasi di fragole. Ogni vaso di questa dimensione ne ho messi 2-3 appunto per fare in modo ne crescono 3, quella più debole magari la elimino e ne lascio 1-2 in questo caso. Poi cambierò il vaso, li metterò in questo qua che è meglio. Con calma devo aspettare che crescono e si risolve tutto. Poi qua ho il prezzemolo che sta crescendo, un altro vaso di basilico, questa è l'erba per il mio gatto. I peperoncini sono molto contento, uno già l'ho raccolto ieri, c'era un bel peperoncino già tutto rosso, ne stanno maturando altri in quest'area. Come vedete la pianta è strapiena di fiori, è una cosa molto bella, sono molto contento soprattutto dei peperoncini che stanno lavorando bene. Qui appunto abbiamo le fragole di cui vi ho parlato. Poi ci sono le insalate. Come sapete avevo quel problema che non crescevano, non so se crescevano, infatti è stato un po' così. Cosa ho fatto? Le ho ripiantate, questo è un altro vaso però, questo è nuovo. Quello là che ho ripiantato è questo qui, vedete? Ho ripiantato, ho aggiunto quel tipo di terreno, che è molto più morbido, molto delicato, è più inorganico rispetto al terriccio universale. E infatti l'insalata ha avuto subito un boom, come vedete stanno crescendo, come anche la lattuga. Questo tipo di lattuga pure mi ha dato problemi, è cresciuto zero letteralmente, invece adesso è cresciuto grazie a questo cambio, diciamo, di terreno, cioè ho aggiunto quel terreno, primo strato seminato e un altro strato sopra, poi le radici ovviamente vanno a scendere tranquillamente, però almeno il primo strato io ho fatto fare in modo delicato. Ho lavorato comunque anche al terreno universale, l'ho lavorato fino in giù per modo che era tutto morbido, ma comunque io preferisco quel terreno. Sinceramente mi sto trovando bene perché la maggior parte delle piante nuove sono con quel tipo di terreno e tutto cresce. L'unica cosa che mi delude, e ora passiamo da qui, il basilico, aspetta, parliamo prima del basilico, come vedete si è molto ripresa, adesso qua vedete è molto bassa rispetto a questo perché l'ho usato il basilico in casa, però vedete com'è verde rispetto a prima, se non vi siete visto il video del basilico che spiegavo alcune cose, vedetelo che così capite. La maggior parte delle foglie sono messe bene, magari qualcuna a causa vento, ad esempio questa, guardate. Questo è stato per il vento, infatti per questo io le piante le ho entrate ieri. E in 2-3 giorni c'era tantissimo vento. Ho valutato che era meglio lasciarle in casa perché stavano soffrendo quasi tutte le piante. Le stavo per distruggere praticamente. Quindi ho deciso di entrarle in casa, preferisco. Poi quando avrò il telo antigelo e antivento, lì sarà tutt'altra storia. Detto questo passiamo appunto qui che volevo parlare, l'unica cosa che mi ha deluso è l'erba cipollina, troppi foglietti sono al contrario, lo so, ma l'erba cipollina mi ha totalmente deluso, ho provato a fare doppia piantagione, cioè due volte ho piantato mettendo anche quel terreno, ma
Non so se per le temperature o perché c'è stato vento, non è cresciuto letteralmente quasi nulla, c'è qualche fogliolino, ma niente di che. Ok, l'erba cipollina non è che mi interessava molto, era più un test, sinceramente principalmente mi interessa le cipolle, che poi parliamo anche di queste cose con calma. Qui c'è la rucola, come vedete. La rucola sta crescendo molto bene, ieri c'è stato un disastro del vento, mi ha spinto molte piante, infatti alcune sono un po' abbassate, alcune rialzate. Più come si dice, un po' la legge del più forte, quella che cresce di più va più in alto e quelle là piccoline rimangono sotto e un pochino soffrono rispetto alle altre. Poi fate voi conto che nel momento che io raccolgo quelle che sono arrivate qua, le raccolgo quelle sotto e ricrescono insieme a quella là che ho tagliato e senza problemi, non vi preoccupate, non sto facendo una distruzione di piante. Qui l'unico problema a causa del vento mi ha spinto un po' le piante verso il timo. Alcune sono un po', cioè hanno le piante addosso, ma non sono un problema, non troppo. Qui c'è il timo, sta crescendo bene, come vedete, continua a crescere. Ci sono varie fasce, zone che ho piantato in modo separato per far crescere proprio gli alberelli, che comunque arriveranno molto alti. Il timo ci vorrà un po' di tempo e con calma faremo tutto. Poi, detto questo, passerei anche a questo vaso, un po' sto generalizzando, quindi spero di parlare di tutte le piante. È vero, poi aggiungerò anche un'altra cosa della flora che è importante. Come vedete, qua è spinaci, questi sono spinaci, anche loro sono un po', erano belli dritti, però a causa del vento un pochino si sono piegati. Fortunatamente, entrandole subito, ho risotto, gli ho salvato quasi la vita, quindi adesso si riprenderanno e cresceranno normale. Qui c'è la patata che sta per spuntare. Rosmarino, stesso discorso, un po' l'erba cipollina, però l'ho piantata una volta. Per ora non vedo nulla. Ma aspetto, se in caso non cresce nulla e qua diventa troppo pieno, magari farò un vaso a parte per rosmarino, un vaso piccolo per le spezie, appunto. Poi, vabbè, ci sono alcune che stanno crescendo adesso, proprio in questo momento, cioè in questo momento no, da pochi giorni, quindi qualcuno cresce subito, qualcuno. Per questo, spesso e volentieri si semina più semi, proprio per evitare questo, che magari non cresce nulla. Detto questo, una cosa che voglio fare, i ravanelli stanno crescendo. Da domani dovrebbero essere circa 15 giorni che sono, 15-16 giorni, anzi forse 20, non mi ricordo bene. Però verso fine mese, ottobre, inizio novembre, vedremo come va. E in questi giorni avevo pensato di piantarne altri, mentre questi qua crescono e si formano, magari piantare più verso la zucchina altri, così crescono, la zucchina non dovrebbe dare nessun problema a queste piante e ho più ravanelli in questo caso. I ravanelli sono veramente buoni, ragazzi. Li ho provati con l'insalata alla lattuga, con olio, limone e sale. Mamma mia, spettacolare! La piccantezza non si sente troppo quando aggiungi la lattuga. Detto questo, volevo parlarvi delle fragole. Vedete, dalle fragole ho fatto un lavoretto. Questo lavoro cos'è? Praticamente ho usato delle buste che mi serviranno anche per la zucchina, serviva, però io in realtà volevo alzarla, quindi volevo metterla verso sopra, quindi non dovrebbe toccare il terreno troppo le foglie. Diciamo che ho messo quello perché le fragole, se toccano il terreno, va a finire che si ammalano le foglie, le fragole pure se toccano il terreno si fanno un po' meh. Quindi mettendo la busta della spazzatura usata in questo caso, che è plastica, e nemmeno troppo pesante, ho cercato di prendere quella più delicata possibile, così le piante non toccano a terra e non si ammalano, perché ci sono alcune che toccano a terra, alcune no. Per esempio, il peperoncino non va a toccare a terra, crescono tutto verso l'alto. Infatti, come vedete, se giù guardate, non c'è nulla a terra, nessun fiore, solo un peperoncino che va verso giù, ma caso raro. Stessa cosa, zucchina, servirebbe appunto una protezione sotto perché i frutti vanno a toccare il terreno. Se toccano il terreno umido, comunque si possono ammalare. Ci sono varie cose comunque per proteggere le nostre piante. Vabbè, detto questo, ragazzi, vi ho parlato un po' in generale delle piante e vorrei parlarvi anche di cosa vorrei piantare per questo periodo, che sarebbe il momento, anche se dovevo farlo verso settembre, di piantare tipo i cavoli, in questo caso, che sono per il periodo invernale, ok? Oltre la lattuga, per esempio, questa è la lattuga che cresce più per il periodo invernale. C'è anche una cipolla, ci sono varie cose che vorrei, diciamo, coltivare in questo periodo. Bene, ragazzi, siamo alla fine del video, ma siamo qui per dire una cosa molto importante. Vi ricordo che so per ottobre non si piantano le fragole, ci sono vari ortaggi che si piantano verso il periodo primavera e estate, ma
Vi ricordo che abbiamo temperature e climi diversi in tutto il resto dell'Italia, anche questo è bello del nostro paese, e c'è da aggiungere che sono anche degli esperimenti. Voglio coltivare ad esempio adesso la fragola perché voglio che cresce la pianta e per già febbraio faccia il frutto. Potrebbe succedere, certo sì, se le piante vengono controllate e si fanno le cose bene, ovvio che può succedere. Appunto per questo prenderò il telo antigelo, le piante magari alcune le entro in casa in una zona molto calda, ad esempio le fragole probabilmente saranno più in casa che fuori per il periodo invernale. Del resto ragazzi, io ripeto sempre, sono nuovo in questo mondo, meglio anche testare sulla propria pelle gli sbagli. Se sbaglio, bene, per febbraio o marzo coltiveremo le fragole, non adesso. Del resto vediamo le ultime cose insieme. Ecco ragazzi, allora vi faccio vedere, c'è Luke, vi faccio vedere le fragole. Per ora sono passati 4 giorni, quindi ancora non vediamo nulla. Ripeto, comunque un esperimento, ma che bada, le faremo il periodo primavera. Qui come vedete i pomodori crescono bene, già ne abbiamo parlato in generale, i piselli anche stanno molto bene, anche il peperoncino, vabbè, già a prescindere, era messa molto bene rispetto a molte piante. Come vedete il prezzemolo, erbagatta, basilico, in generale cresce tutto. Poi qui c'è un cambiamento che ho fatto. Vi ricordo che per l'erba cipollina ero un po' deluso, infatti qui ho ripiantato altra rucola, che è una delle mie piante preferite, cioè io la adoro a tavola, quindi la sto facendo crescere altra, perché quando raccoglierò magari una parte di questa, poi questa, in futuro già ce ne ho altre, spero comunque di averla tanta. So che un vaso del genere, per una, cioè quante in un mese, quante volte posso mangiare la rucola? 3-4, forse anche troppo, sto esagerando. Il resto del timo sta bene. Qui vediamo le insalate, come stanno crescendo bene, soprattutto questo sta crescendo, ci sono altri semini che stanno arrivando adesso. Qui le lattughe stanno andando avanti, speriamo che tra uno o due mesi riusciamo a mangiarle. Qui ci sono le patate, guardate quanto sta crescendo, a che velocità. Guardate qui invece gli spinaci come sono belli. Il rosmarino purtroppo non è cresciuto nulla, però già avevo detto che avrei fatto un vaso a parte direttamente. Qui invece i ravanelli, come vedete la maggior parte sono riuscito a recuperarli, si stanno crescendo bene, vedete, guardate come stanno crescendo molto bene. Anche la zucchina in sé sta crescendo veramente tanto bene. Una parte che è un po' rimasta un po' me, anche questo penso che sia mio sbaglio di diciamo di semina, perché ne ho messi troppo sulla plastica del vaso, infatti sono schiacciato, però teoricamente anche loro si stanno riprendendo. Ma da questa fila fino a tutta questa qua sono tutte belle, stanno crescendo molto velocemente. Qui abbiamo piantato i cavoli, il cavolfiore, il cavolo cinese e i broccoli. Teoricamente per le mie temperature molti le piantano verso agosto-settembre, a me va bene anche settembre-ottobre, perché quelli che io seguo appunto su YouTube sono di Bologna, sono della zona del nord, hanno temperature diverse, quindi ottobre per me va ancora bene, perché comunque non fa per niente freddo, anzi ci sono circa 23-24 gradi in questi giorni. Tutto sta andando bene, infatti tutto sta crescendo. Questi li ho piantati letteralmente da poco, tipo 2 giorni, quindi non male che non c'è ancora nulla. Appunto l'unica cosa saranno le fragole, che sarà difficile da vederle, però tentare non nuoce, no? Del resto ragazzi, questo è tutto, ci vediamo al prossimo video.